Ministro, dell'aeroporto di Foggia è un'altra questione importante. So che non c'entra nulla con questo viaggio che stiamo facendo, ma insomma, no. Invece su questo siamo perfettamente. Assolutamente. Però lei capisce che è un tema delicatissimo invece per i foggiani. No, ma voi sapete, però, anche su questo cerchiamo di essere chiari. Noi viviamo in un'era di federalismo, cioè le regioni hanno loro competenze, perché io non voglio sentir parlare del trasporto interregionale, nel senso che è una competenza tra le regioni, accordi tra le regioni. Io mi occupo di altre cose, quindi io mi sono occupato di Afragola insieme all'ingegner Gentile, di completare i lavori di Afragola, di completare la Cervaro Bovino, ma non mi occupo dei collegamenti regionali interni, quindi ognuno fa il suo mestiere. Perché le dico questo? Perché noi abbiamo fatto un piano nazionale degli aeroporti, già diciamo il mio predecessore l'aveva impostato, io l'ho portato a termine, dove ci sono degli aeroporti di interesse nazionale, aeroporti che possono essere potenziati solo col protagonismo delle regioni. Foggia è uno di questi, come ho già detto più volte, non rientra diciamo nei progetti di potenziamento degli aeroporti nazionali, però nulla esclude che si possano fare progetti con la regione insieme, noi insieme alla regione, per, se ci sono le condizioni, per poterli sviluppare, mi spiego. Quindi ho sempre detto questa cosa, quindi io non ho preclusioni, però bisogna che ci siano le condizioni di mercato perché le cose avvengano, cioè che ci siano clienti, che ci siano condizioni di mercato.